Ciao ragazzi e bentornati a un altro episodio della serie Imparare picchiaduro a 40 anni. Eccoci qui pronti con le nostre mission, quindi abbiamo tutti i personaggi a disposizione tranne uno bloccato che probabilmente si sbloccherà facendo la storia, lo vedremo. Dunque, la prima cosa è, parliamo un attimino del cast. Allora, abbiamo dei personaggi, diciamo degli stereotipi, ok, di personaggi. Hyde, che è il protagonista, generalmente i protagonisti sono degli Shoto. Shoto sono quei personaggi simili a Ryu e Ken, che presentano una Invincible Move come uno Shoryuken e generalmente si fanno avanti, un quarto di luna avanti e un pugno a calcio, poi hanno una fireball e il loro gioco quindi è prevalentemente sul controllo della distanza e il controllo anche dell'antiaereo. Ok? Oltre agli Shoto abbiamo i personaggi, ne avevamo vista una, Batista, personaggio a carica come Guile, per esempio per Street Fighter. Quindi i suoi attacchi saranno a carica, tenendo un secondo indietro, poi avanti e un pulsante di attacco, eccetera. Poi abbiamo i grappler come Waldstein. Abbiamo visto che lui utilizza la motion a 360 gradi. Quindi la motion a 360 gradi è tipica dei grappler e sono dei personaggi che devono stare vicini. Generalmente hanno più vita degli altri personaggi. E devono fare le super, scusate, le prese per portare danno agli avversari in maniera importante. Grappler a me non piacciono assolutamente, mai giocati e mai rigiocherò. Poi adesso non so quale tra questi personaggi, forse Carmine o Gordeau, o Chaos, forse Chaos, Byakuya, hanno delle. Ci sono dei personaggi che utilizzano delle trappole, quindi dei setup un po' più complicati da utilizzare perché generalmente sono magari delle fireball che rimangono nel posto in cui le lasciamo e poi dobbiamo praticamente fare in modo che le combo vadano a lanciare il nostro avversario verso le trappole che abbiamo messo giù prima. Sono personaggi un po' più complicati. Però sono divertenti perché possono limitare, generalmente giocano nel limitare le possibilità di attacco e di approccio dei nostri avversari. E tra l'altro, parlando proprio di quelli che usano le trappole, ci sono gli zoner cosiddetti. Gli zoner sono quelli che riescono a tenere lontano l'avversario e non farlo avvicinare. Ok, quindi questi sono i principali, poi se ne verranno fuori altri giocando, provando i trial, li vedremo. Ok, allora per iniziare, ho fatto già qualche missione con Hyde, un 30%, ho fatto qualche missione con Enkidu, che però non mi ha salvato. Possiamo fare Enkidu allora, o possiamo provarne uno nuovo. Questo Yuzuriha non è male, anche Carmine esteticamente ci sta. Mika con i pugnazzi, Eltnum, Hilda, Merkava particolare. Allora, proviamo la Yuzuriha, la Samurai. Vediamo che cosa abbiamo. Ovviamente iniziamo dalle cose più basilari, ci fa vedere come attaccare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bella, bella, bello questo personaggio, non male. Allora, ovviamente fare i trial non è cosa semplice, soprattutto sono tantissimi, possiamo dare un'occhiata, no? Sono veramente tanti, veterano, due da veterano, poi ci sono le tactics anche.
questi ultimi tre in particolare di tutti i personaggi vi faranno un po' smadonnare. Quello che vi posso consigliare io per i trial è tentare, vabbè, allora questo è semplice. Dovete tentare di ricordare, la prima cosa è ricordare a memoria le sequenze degli attacchi. Questa è la cosa importante, perché anche se è vero che i primi si possono fare senza diciamo guardare il personaggio, però in realtà le conferme sui vari colpi devono essere date nel momento in cui vedete che effettivamente il colpo prende il nostro avversario, perché se io per fare una combo da due colpi devo schiacciare quando effettivamente il primo colpo va a segno, ovviamente su combo più lunghe devo essere sicuro di che il mio personaggio abbia colpito con il suo attacco quasi. E visto che alcuni attacchi colpiscono con velocità differenti, o magari alcuni hanno dei doppi colpi tipo questo, e io magari devo fermarmi sul primo colpo e fare un quarto di luna avanti a, allora mi conviene sempre guardare che cosa il mio personaggio sta facendo. Okay? Ok, poi oltre ad imparare a memoria i comandi della stringa, diciamo, della combo, l'altra cosa interessante che si può fare su una combo così lunga, diciamo, con una pausa in mezzo, perché questa ha questo attacco che lancia l'avversario in aria e poi noi dobbiamo fare un jump cancel e andare a fare un attacco in salto caricato, si può, questo è un buon trucco, dividere la combo in due e quindi praticare quest'altra ultima parte da sola, e si può fare anche al contrario, quindi praticamente da questa parte della combo, anziché partire da A in basso A in basso A in basso B, possiamo fare per esempio un quarto di luna avanti A e A, che sono gli ultimi tre colpi, poi possiamo fare diagonale bassa in avanti C, un quarto di luna avanti A, ok, così, poi possiamo fare il salto con l'attacco, però da qui dobbiamo fare il launcher, il salto con l'attacco, e poi andare a fare il resto della combo. Eccolo qui. E ho sbagliato un tasto, in ogni caso non sono riuscito lo stesso. La cosa importante è tentare di fare queste combo, queste stringhe, senza schiacciare tasti a caso. Quindi un tasto per ogni comando. Perché così incominciamo a fare una cosa importante, che è pulire gli input. E una volta che io ho imparato a tirare fuori, diciamo, tutta la seconda parte della combo, posso ricollegarla alla prima parte. Qui tra l'altro impariamo a fare il jump cancel veloce, seguito subito dall'attacco in carica. Eccolo qua. Adesso l'ho fatto senza schiacciare. Senza spammare esageratamente i tasti. Si vede nello storico sulla sinistra di quello che ho schiacciato. Ok, anche se in realtà ho schiacciato, mi sa che ho sbagliato il tasto, non l'ho fatto con la A, dovevo farlo con la A. Eccolo qui. Va bene. Quindi da qui si vede che i comandi sono stati premuti in maniera corretta. Una volta fatta la seconda parte, perché ovviamente se io incomincio sempre dalla prima parte e piano piano imparo gli attacchi, però a un certo punto mi fermo sempre, l'ultima parte farò più fatica a ricordare cosa devo fare, giusto? Invece così le posso provare divise e poi non mi resta che unirle.
Ecco qua, e ovviamente provate a fare questo metodo, secondo me funziona meglio, si impara prima a fare la combo dall'inizio alla fine, diciamo. Allora, cosa facciamo con questi trial? Impariamo un paio di cosiddetti B&Bs, quindi giù A, giù B, giù A, B, C, giù B, giù C e giù avanti C. Ok, questo è uno. Anche questi piccoli hit confirm. Ok, andiamo nelle opzioni. Game settings. E mettiamo la difficoltà a 2, così. Ok. Dopodiché andiamo nell'arcade. Prendiamo il nostro personaggio di cui abbiamo imparato un paio di B&Bs, che poi in realtà questo gioco è abbastanza libero come costruzione delle combo, e proviamo a mixare facendo delle combo come avevamo fatto. Ok, questa qua per esempio è una buona combo perché finisce con un knockdown. Quando bloccano tentiamo di fare una mossa finale del fine combo che lascia il nostro avversario in block stun a lungo. Poi dobbiamo anche tentare, non so se si riesce a confermare, ecco qua, confermare in una special. E così facendo andiamo avanti nella storia. Ok, quindi se finiamo con la diagonale bassa in avanti possiamo avere un knockdown e quindi poi andiamo in situazione di occhi zeme. C'era anche questa, c'era sempre una conferma. Ops. Ogni tanto proviamo anche la corsa, la presa. E praticamente facciamo lo story mode tentando appunto di portare a termine delle stringhe di comandi senza spammare come i pazzi, cioè nel senso che tento di schiacciare un tasto alla volta. E di mettere dentro le special che ho visto che possono essere messe in combo con, eccolo qua, con i nostri attacchi. Poi dobbiamo ricordare anche che c'è il Bailoff. Ok, e da vicino posso prendere il mio avversario.
Poi cosa facciamo invece al contrario? Usciamo un attimo dallo story mode. Ok. Torniamo alle opzioni. E andiamo su game settings e mettiamo la difficoltà al massimo. Dopodiché ritorniamo nell'arcade, prendiamo sempre il nostro personaggio di fiducia, a me Carmine non dispiace, e riproviamo a fare la storia. Ovviamente adesso il computer sarà molto più aggressivo e qui potrò studiare la difesa. Quindi dovrei tentare di bloccare gli attacchi del computer, magari provare qualche insieme, quindi quando va a terra si può provare a fare una presa, un attacco in salto, o quando ci si rialza si può provare la presa, ok? Quindi provare anche a fare qualche miti. Inoki Zeme. Ok, quando entra la combo, proviamo, questa non era una conferma, e quando siamo in difficoltà abbiamo il bail off. Ok, tentando di non spammare, che è una cosa un po' più difficile. Ovviamente andando avanti diventerà sempre più difficile, più complicato difendersi soprattutto. Se non si schiaccia se non si schiacciano i tasti totalmente a caso, si possono sfruttare le block string sugli attacchi. Stiamo. Ok, presa. Si possono sfruttare le block string. Quindi io posso schiacciare un tasto e quando ho finito il mio attacco, posso schiacciarne un altro per tentare di frenare l'avversario dal contrattacco. Qui volevo metterci una special. Ancora le special non le conosco bene. Oh, bello. Abbiamo provato un assalto. Ecco, lui, questo sembra attaccare. Ok, adesso questo era il nostro turno. Abbiamo fatto male. Ha ripreso il turno con il bail off. Bello. Ok. Oh, bello il back dash. Tentare anche di capire che cosa sta facendo il nostro avversario, in modo da capire che opzioni utilizza e che cosa si può fare per difendersi, in sostanza. Azzi. Ok, qui si era scoperto. No, l'attacco alto. Ok. Buono questo. Qui abbiamo in teoria
ma non riusciamo a fare niente perché perché gioca bene il computer. Ecco, qui comincia a diventare interessante e qua si può cominciare a studiare un pochettino il turno di combattimento, quindi quando è giusto attaccare, quando è giusto difendere e anche l'idea di massimizzare il danno quando si attacca e il vostro avversario è scoperto. Anche la difesa, c'era counter, un quarto di runa indietro mentre blocco e siamo alla barra abbastanza barra X, posso fare una counter. Ok, va bene, e comunque questo è un buon modo per fare un po' di pratica contro il computer in vista di eventualmente qualche battaglia online, diciamo. Ok, detto questo ragazzi, con questo video direi che possiamo chiudere qui. Magari la prossima volta andiamo a fare qualche partita online, vediamo se troviamo qualcuno, se qualcuno c'è, oppure andiamo avanti con l'arcade, vediamo un po' che cosa fare. Comunque spero che la serie vi stia piacendo e se avete voglia di fare qualche partita non esitate a contattarmi, ok? Tanto i canali li trovate in descrizione nel video di YouTube. Detto questo cari, alla prossima, ciao ciao!